Allora io non posso bestemmiare, sono ateo. La tua religione non te lo permette. Eh no, sarebbe come dire Dio. Dio. Nulla. È stato proiettato allo Showville di Bari il lungometraggio dal titolo Hey Guy, il docufilm sul musicista barese Guy Portoghese, diretto dal regista bitontino Enzo Piglionica. Ad un anno dalla scomparsa di Portoghese, il film di Piglionica si presenta come un tributo al genio e al talento dell'artista, ma soprattutto all'uomo semplice e scanzonato dal sorriso sornione dipinto sul volto e con una straordinaria capacità di regalare al pubblico grandi esibizioni e grandi emozioni. Chi fa, penso, teatro o musica dal vivo, fa una cosa che è assolutamente volatile. Cioè, finita l'esibizione, resta solo la sensazione, a differenza di un disco o di un film. Cioè, l'esibizione dal vivo è un momento che va accolto. Un viaggio nella vita dell'artista e dell'amico, quello offerto dal regista, attraverso una raccolta di interviste e materiale anche inedito, concerti e preziosi retroscena in grado di dipingere un quadro sincero di uno dei musicisti più apprezzati nel panorama musicale pugliese e non solo, dagli anni 80 ad oggi. Timido dietro le quinte e padrone del palco quando imbraccia il sassofono, il suo strumento preferito, Guy raccontato da Piglionica è l'eclettico artista tutto tondo, il talento del rock and roll e dello swing anni 50, che ha saputo far rivivere e reinventare un genere musicale che si credeva tramontato. Ma soprattutto è il ritratto attento di un uomo che, pur attraversando la complicatezza degli anni Ottanta, ha imparato a vivere la vita con autenticità e leggerezza, facendo del rock, così come sempre sosteneva, una cosa seria. Un racconto sentito e coinvolgente, che ha ricevuto il plauso di appassionati di musica e non solo, oltre le migliori recensioni dei quotidiani più importanti. Amici a casa, mi fanno lavorare.